Eccola qua, busta sigillata, la parola di stasera. Cara Manuela, complimenti per essere arrivata fino a qui. Come ti senti? Insomma, in forma, ma un po' agitata. Vibrazioni come le senti? Buone? Buone. Buone, buone. Allora, Manuela, qui siamo tutti con te, giochiamo con te. Grazie. Indossa pure le cuffie e andiamo a cercare di prendere questi 180.000 euro, anche se dobbiamo passare per la ghigliottina. Ok. Dimmi tu quando sei pronta, se vuoi tenere il filo un pochino più morbido. Ecco, così sei a tuo agio. Sono, più, ecco. Sono a posto. Andiamo? Sì. Prima coppia di parole. Tiri o premi? Premi. Ghigliottina. Sì. Bene, Manuela. Sempre 180.000 euro. Seconda coppia di parole. Bianco o pulito? Bianco. Ghigliottina. Ai. Restano ancora 90.000 euro. Terza coppia di parole. Frutto o brutto? Brutto. Ghigliottina. Ai. Nuovo taglio del montepremi, ma restano ancora 45.000. Arriva la penultima coppia di parole. Corto o lungo? Lungo. Ghigliottina. Ancora 22.500, siamo all'ultima delle 5 parole. Andiamo. Elettronico o elettrico? Elettrico. Ghigliottina. Ai. Che caro. Spiace, ma restano 11.250 euro. Forza, Manuela, è il momento di ragionare su queste 5 parole. Premi, pulito, frutto, corto e elettronico. Hai un minuto da adesso per riflettere. Aperta lì sul nostro lingotto. Allora, quale parola ti ha ispirato? Non lo
scegliere? Più corto. Corto? Le ultime due. Corto elettronico? Sì, sì. Subito... Togliere la cuffia. Ah, ok, grazie. Corto e elettronico sono le parole che ti hanno colpito di più. Quindi che ragionamento hai fatto? Perché ti hanno colpito? Perché ho pensato a che cosa poteva legare un po' tutto. Sono partita prima con premi, ho pensato a concorso, però poi non stava con il resto. E poi corto, elettronico, mi hanno fatto partire. Ti hanno indicato una strada. Sì, ho detto magari anche premi ci può stare in qualche modo. Questa strada ti ha portato a scrivere questa parola, circuito. Mettiamo la parola, togliamola dalla busta e sistemiamola accanto alla tua. Allora, corto circuito. Sì. Come l'hai abbinato poi a elettronico? Un circuito elettronico. Sì. Premi, ho pensato, per azionare un circuito, premi qualcosa normalmente. Ah, sì, interruttore. Interruttore. Azionare un circuito. Bottone, comunque. Pulito, potrebbe essere magari legato comunque all'elettronica, anche nel senso che la polvere, queste cose qua potrebbero comunque... Un circuito pulito. O altrimenti potrebbe essere anche... in senso un po' più metaforico, magari un ambito nel quale si svolgono delle cose ed è tutto fatto alla luce del sole. Sì, un circuito pulito, un giro pulito, esatto. Contro un giro sporco. Esatto. Magari. E frutto? Frutto è dura. Frutto è proprio dura. Frutto non mi è venuto niente. Frutto, un circuito. Quel circuito è qualcosa che gira. Sì. Cosa? Quindi magari nella produzione. Nella produzione. Potrebbe. Qualcosa che gira. Tu sei un agente immobiliare. Sì. Da tanti anni. 31. Da 31 anni. Sì. Frutto. Nel tuo lavoro frutto qualche volta entra, no? Senso che... Nel senso di guadagno? Sì. Sì. Di guadagno. Certo. Può essere messo a frutto un certo. Appartamento. Certo. Oppure un appartamento è frutto di risparmio. Sì, di sacrifici. Sacrifici. Se aggiungessi un'altra parola, vediamo se ti porta e porta anche le persone a casa magari a un'altra soluzione. Tempo. Tempo. Se aggiungessi la parola tempo, ti aiuterebbe, ti porterebbe in una direzione diversa? O confermeresti circuito? E in effetti, nella Formula 1... Il tempo è importante, assolutamente. Molto importante. Fondamentale. Il tempo in cui si percorre un circuito, certo. Una gara. E tempo... tanti modi di dire, no? Relativi al tempo. Il tempo è denaro? Per esempio il tempo è denaro. Il tempo è denaro. Chi ha tempo non aspetti tempo. Sì. Qualcosa che porta frutto, il frutto del denaro. Quando si acquista un appartamento è un modo di investire. Certo. Oppure... magari un denaro può essere messo, del denaro può essere messo a frutto. Frutto, sì. Un sì, investimento. Sì, sì. Certo è difficile comprare un appartamento se si è a corto. Ci vuole il mutuo. Se si è certo. A corto. A corto di liquidi, a corto di denaro. Liquidi e di denaro. Poi ci sono, come in questo caso, come nel nostro gioco, seppure in gettoni d'oro, ci sono dei premi in denaro. Sì. Premi in denaro. Denaro
Tu hai parlato pulito. Prima di circuito pulito. Denaro pulito, sì, sì, sport. Certo, quello che denaro è... pulito, denaro sporco. Assolutamente. E il denaro elettronico. Eh sì, con la moneta elettronica sono le carte e il bancomat. La parola di stasera è proprio denaro. Denaro. Mi dispiace Emanuela, ma ci vediamo domani. Grazie. Con te e con voi. Con le professoresse, con Naomi Michel, con tutti voi. Buona serata a tutti!